Buon pomeriggio a tutti e bentrovati. Sono molto felice di questo appuntamento estivo in cui ci rivediamo, come vedete anche dal mio abbigliamento, con temperature che sfiorano, direi quelle infernali, ma siamo qui insieme per formarci, per imparare, per ragionare sui mesi che sono passati e soprattutto per, vedere un po' di novità, di spunti, di riflessioni che ci aiutino ad arrivare belli carichi, belli preparati ad affrontare l'estate al meglio, per pensare a uno scoppiettante settembre. Allora, l'appuntamento è ricco, come avete visto dal titolo, dall'invito che vi è arrivato. Oggi saranno con me, con noi, Lenovo e Google for Education. Parleremo di digitale, di come può potenziare davvero la didattica e soprattutto come può aiutarci a creare un'aula digitale immersiva. Attenzione, quando parliamo di aula digitale, lo specifico sempre, non parliamo di un laboratorio di informatica, un laboratorio di tecnologia, ma di un'aula tradizionale, semplicemente potenziata e resa più inclusiva, più accessibile, più portata di tutti grazie al digitale. Prima di entrare nel merito della questione che affronteremo insieme questo pomeriggio, vi ricordo che il webinar sta avvenendo in modalità webcast. Questo significa che non potete interagire con noi a voce, ma niente paura. Scriveteci pure i vostri messaggi, le vostre riflessioni, i vostri spunti nella chat. Cercheremo di rispondervi, se non possiamo in diretta, in differita. Ci fa sempre molto piacere poter, interagire con voi. Sempre in merito, scusate, alle informazioni di servizio, vi ricordo anche che chi ci sta seguendo in questo momento riceverà l'attestato di partecipazione entro qualche giorno e anche le slide, mentre chi non ci sta seguendo ora, se c'è qualche collega che pensate possa essere interessato, può rivedere il webinar anche in differita e anche a lui invieremo le slide. Quindi, chi sarà con noi oggi? Stefano Cortinovis, Product Manager Notebook Commerciali di Lenovo, e Marco Berardinelli, che avete visto già in diverse occasioni insieme a noi, è stato con noi a Maker Faire, è stato con noi a Didacta, è stato ospite in diverse puntate dei nostri webinar, in particolare nel congestionatissimo periodo del primo lockdown, in cui ci ha aiutato davvero a supportare chi ci chiedevano aiuto per fare didattica a distanza prima e poi didattica digitale integrata. E quindi parleremo con loro delle trasformazioni che abbiamo vissuto tutti insieme. Vi ricordo che questo webinar fa parte di una lunga collezione. Noi facciamo webinar formativi di diffusione da oltre 5 anni, ma in particolare abbiamo intensificato l'attività quando è esplosa l'emergenza sanitaria. Trovate, credo siano più o meno 400 ore in questo momento di webinar completamente gratuiti, fruibili anche in ferita nel nostro blog www.innovation for education, nella sezione proprio dedicata alla didattica digitale integrata. Sono già raggruppati per macro argomento, quindi vi interessa la matematica, vi interessa Google, vi interessa la didattica digitale, trovate tutte le puntate che abbiamo vissuto un po' insieme. In generale, dentro il blog trovate tante risorse gratuite, sempre a vostra disposizione, i nostri video di approfondimento, lezioni pronte, articoli interessanti per chi si occupa di scuola, comunque di trasmissione della cultura. E poi vi ricordo l'altro grande supporto per il mondo della scuola, il sito Campus Tor, in particolare la sezione bandi e finanziamenti, che anche questa pullula di novità di giorno in giorno e ci aspettiamo di arricchirla ulteriormente nel corso dei prossimi mesi. Di fatto trovate in questa sezione per ogni bando finanziamento attivo, diciamo macro, quindi non parlo di quelli locali piccolini, per i quali comunque potete chiederci un supporto ai riferimenti che trovate nell'ultima slide, ma parlo dei bandi, diciamo, nazionali o macro regionali. All'interno, in corrispondenza di ciascun bando, trovate le informazioni principali, l'avviso, la circolare che è stata diramata per annunciarlo, i documenti utili a partecipare, a presentare la domanda, matrici di spesa già pronte, capitolati già pronti. Questo è utile perché vi permette di risparmiare un sacco di tempo, spesso, e credo vi permetta di avere anche un unico luogo che fa un po' da collettore di tutto ciò che vi serve per poter accedere ai finanziamenti, che sono poi ciò che rende possibile portare davvero il digitale a scuola e portare davvero una trasformazione che sia efficace per studenti e docenti. Vi ricordo in particolare per la tematica di oggi la pagina del sito Campus Tor Didattica a Distanza, dove trovate tante informazioni utili anche sulla didattica digitale integrata, ad esempio le informazioni relative ai dispositivi da dare in comodato d'uso, ai dispositivi da acquisire in locazione da parte della scuola e così via.
Poi i dispositivi più nuovi per fare didattica in digitale li trovate a questo indirizzo campustour.it/soluzioni didattica a distanza. Non abbiamo aggiornato il link perché l'abbiamo creato così nel primo lockdown, ma lì dentro aggiorniamo in pratica i dispositivi che non danno problemi di reperibilità, di accesso e così via. E poi una risposta alla vostra grande domanda che spesso ci arriva e vi ringrazio tanto per questo. Ci scrivete spesso a formazione@campustour.it, ovvero se non ho lavorato per mesi, sono riuscita a tamponare in qualche modo, a rimanere attaccato ai miei alunni anche a distanza o quando siamo tornati in presenza, comunque utilizzando il digitale perché parte della classe c'era, parte no e così via. Tuttavia non mi sento preparato oppure ho fatto delle attività un po' barcamenandomi, ma vorrei avere una formazione più strutturata sull'utilizzo del digitale a scuola, sul modo in cui cambia anche il metodo di insegnamento, il tipo di attività che posso proporre in classe quando vado a utilizzare massivamente il digitale. Se non vi sentite preparati, niente paura, io mi sento costantemente impreparata e vi capisco ed è per questo che abbiamo pensato a sviluppare la Campustour Academy, formazione per scuole e per docenti che trovate sempre a vostra disposizione e che ci aiuta a lavorare sull'innovazione a partire da quello che è l'elemento principale dell'innovazione, che è il fattore umano, penso. Trovate la piattaforma dedicata www.campustouracademy.it, ma soprattutto ci vantiamo di poter personalizzare qualsiasi formazione, praticamente, grazie a dei formatori davvero straordinari. Quindi, se avete un'idea e non la trovate, scriveteci comunque e faremo il possibile per realizzarla per voi. Siamo ente formatore accreditato dal Ministero, quindi trovate i nostri corsi su MEPA e sono inseribili anche su SOFIA. Se non li trovate, li possiamo inserire ad hoc. Potete trovare, sfogliare tutto il catalogo, farvi qualche idea di ciò che possiamo fare, ma davvero non esitate a contattarci. Il messaggio che vi voglio lasciare è davvero siamo a vostra disposizione e vi vogliamo aiutare. Ovviamente siamo presenti su MEPA con tutti i dispositivi che vedrete, vi presenteremo anche oggi, quindi invitateci come Campustour. Mi raccomando che ogni tanto qualcuno sbaglia il nome, invitateci pure, trovate i nostri dispositivi. Semplicemente MEPA ci offre una vetrina ristretta, quindi cercate un dispositivo specifico e volete tutte le informazioni possibili, andate nel sito Campustour. Sfogliate nelle schede prodotti che sono sempre molto dettagliate. Quando trovate ciò che fa per voi, digitate quel codicillo seguito da CS su MEPA e lo troverete lì. Se non lo trovate, contattateci. Bene, adesso passo la parola agli ospiti di oggi, innanzitutto però portandovi a pensare come abbiamo costruito l'incontro di oggi, ovvero abbiamo voluto portare davvero a un'esperienza a 360 gradi. Ragioneremo quindi sui dispositivi che ci permettono di fare didattica, sull'ecosistema che ci permette di fare didattica, in particolare Google Workspace for Education, quindi questa novità straordinaria di Google che Google ha sviluppato ascoltando i docenti di tutto il mondo, che non è altro che la versione rinnovata della G Suite for Education che ci ha salvato davvero durante la pandemia, ma super potenziata. E poi ovviamente mettere sempre al centro le persone. Solo così, dal connubio di questi tre elementi, pensiamo che davvero possiamo sentirci dei supereroi entrando in classe ogni giorno. Adesso passo la parola a Stefano Cortinovis di Lenovo, che ci parlerà di soluzioni Smarter Lenovo per la didattica. Buona visione a tutti. Buongiorno Stefano e spero tu sia con noi. Vediamo, scusate, sempre bello della diretta. Perfetto, ora si sente anche il mio audio Sì, e confermo. tra poco potete anche godere della mia immagine. Lisa, Perfetto. devo farti i complimenti per la bellissima introduzione, per l'entusiasmo, veramente complimenti perché mi ha colpito. È la prima volta che assisto a questa cosa e veramente mi ha colpito. Grazie mille anche per Grazie mille. l'introduzione, grazie mille per l'introduzione e grazie a tutti voi che state seguendo questo webinar. Io sono Stefano Cortinovis, in Lenovo mi occupo di notebook commercial, di accessori e oggi sono qui per parlarvi,
come anticipava Lisa, di quelle che sono le soluzioni, i prodotti che Lenovo offre con Chromebook in ambito educational. Questi sono gli argomenti che affronterò in questa mia veloce presentazione, cercherò di non annoiarvi e vedremo perché a nostro avviso Lenovo è il brand giusto nel mondo dell'education, da quali prodotti è composta la nostra gamma di Chromebook e quali sono gli accessori e i servizi che noi andiamo ad offrire appunto insieme ai nostri dispositivi. Partendo da perché Lenovo è il brand giusto nel mondo dell'education, qui vediamo alcuni argomenti che per noi sono molto forti. Partiamo dal fatto di avere un'offerta molto flessibile, una gamma composta da fattori di forma differenti, per cui abbiamo notebook da 11-14 pollici, Chromebook convertibili da 11-13 pollici, abbiamo anche un tablet Chromebook da 10 pollici. Sono tutti questi prodotti studiati e disegnati per essere utilizzati in ambito education, come dico sempre, con la consapevolezza che questi dispositivi vanno anche in mano a utenti magari meno delicati, perché parliamo di tutti gli utenti della scuola dell'obbligo, per cui anche in età molto giovane. E per questo sono rinforzati con plastiche resistenti agli urti, vengono sottoposti agli stessi test militari a cui sottoponiamo la nostra gamma di notebook professionali. Le tastiere, per esempio, sono resistenti ai liquidi, quindi anche questo tipo di protezione e maggiore tutela. Aiutano nell'espandere la creatività grazie alla flessibilità anche di interfaccia con il Chromebook, per cui è possibile, oltre che usare tastiera e touchpad, anche interagire con il Chromebook usando le mani sullo schermo touch oppure col pennino. E il pennino trova anche un alloggiamento dedicato in molti nostri prodotti per evitare anche di andare a perderlo. La connettività è di ultima generazione grazie per esempio alle porte USB Type-C e le porte dei nostri dispositivi, sempre riallacciandomi a quello che dicevo prima sulla resistenza dei prodotti, sono rinforzate, perché sappiamo che il Chromebook è un dispositivo che è anche molto votato alla condivisione con più utenti e di conseguenza i frequenti stacca e attacca, come dico io, se sono fatti in maniera poco delicata, poi col tempo purtroppo tendono a danneggiare le porte, mentre le nostre porte sono rinforzate per una maggiore garanzia. La creatività ancora viene aiutata dalla presenza, dove possibile, di due webcam, una che inquadra l'interno come quella che sto usando ora e una che invece noi chiamiamo world facing camera, una camera che si affaccia verso l'esterno, che è nei dispositivi convertibili, permette di utilizzarli come se fossero dei tablet, quindi quando io ho lo schermo di fronte posso inquadrare con la webcam quello che accade dall'altra parte e quindi ancora incrementare la creatività. Un'autonomia delle batterie chiaramente che è in linea con quelle che sono le esigenze e le aspettative in questo ambito di utilizzo e il tutto con la completa integrazione di Google Workspace for Education che aveva citato anche prima Lisa e appunto chiaramente tutti i nostri dispositivi sono assolutamente integrati a queste soluzioni. Per rinforzare l'argomento della resistenza, in questa slide vediamo altri dettagli di quelli che sono gli accorgimenti che mettiamo nei nostri prodotti per renderli appunto adatti a questo tipo di utilizzo. Per cui, come dicevo, porte rinforzate, test di piegatura dello schermo, test di pressione sullo schermo, cristallo rinforzato, tasti antistrappo della tastiera, per esempio, che non ho citato prima, piuttosto che appunto la resistenza ai colpi, connettori rinforzati, quindi un prodotto che è anche frutto dell'esperienza di Lenovo in ambito professionale e i nostri Chromebook traggono vantaggio da questa appunto esperienza. Qui vediamo riassunta la gamma dei nostri Chromebook disponibili in commercio. Abbiamo sei modelli. In alto a sinistra abbiamo un notebook tradizionale a conchiglia, il 14e Chromebook, un notebook da 14 pollici, poi approfondirò i singoli prodotti. Accanto troviamo il convertibile C13, che questa slide purtroppo, scusate, è un 13 pollici, non 14 pollici convertibile, ed è un ThinkPad, quindi ha qualcosa in più anche a livello di servizio, per esempio, poi vi spiego la differenza. Poi troviamo il notebook tradizionale clamshell Chromebook 100e, quindi 11 pollici 6 notebook compatto e
il convertibile 500e è 11 pollici 6 di fascia più alta rispetto a suo fratello più giovane, diciamo 300e, sempre da 11 pollici 6. E poi a sinistra in basso troviamo il tablet di cui parlavo prima, il 10e Chromebook Tablet, che grazie alla speciale tastiera con foglio keyboard può essere utilizzato come se fosse un computer, sostenendo il tablet grazie appunto alla cover e avendo la tastiera integrata ancora nella cover. Andando nel dettaglio, approfondendo i singoli prodotti, partiamo proprio dal tablet 10E, che è un 10 pollici, il cui cuore è un processore octa-core, quindi un processore performante, e il pannello è un pannello con una luminosità di 400 nits. Non voglio essere troppo tecnico, ma 400 nits significa che la luminosità è sufficiente e adeguata per un utilizzo anche all'aperto, quindi è un dispositivo che si può utilizzare in qualunque condizione di illuminazione. Questo prodotto ha due webcam, una all'interno dal lato dello schermo e una posteriore, e la webcam posteriore supporta anche la realtà aumentata, per cui anche qui spazio alla creatività. La connettività è gestita con una porta USB Type-C con piene funzionalità, quindi in grado sia di trasferire l'alimentazione, sia i dati e il video. E il pannello è un pannello resistente grazie appunto al materiale Dragon Trail Pro, che è un materiale estremamente resistente. Il secondo prodotto di cui vi parlo è il Chromebook 11 pollici 6 100e, quindi un PC portatile tradizionale. Una caratteristica che accomuna tutti i nostri PC portatili è quella che la cerniera si apre a 180 gradi, per cui è possibile sdraiare lo schermo sul tavolo. Questo impedisce che un utente, cercando di forzare l'apertura dello schermo oltre i classici 135 gradi, scusate, i classici 135 gradi a cui si arriva in certi altri casi, e si evita insomma di rompere la cerniera. Questo Chromebook ha tutte le caratteristiche che vi ho citato prima, quindi chassis con gomma rinforzata antiurti, tastiere resistenti ai liquidi, resistente alle cadute fino a 75 centimetri, si integra perfettamente con l'ecosistema Google, e il processore è un processore di fascia Celeron oppure il corrispettivo nella parte AMD. La versione convertibile del 100E è il Chromebook 300E, che ha come differenza principale rispetto al prodotto precedente la cerniera che permette di ruotare lo schermo a 360 gradi e lo schermo touch. Questo convertibile offre appunto la possibilità di essere utilizzato nelle quattro modalità yoga dei nostri notebook, passando appunto da PC portatile tradizionale, può essere utilizzato come tenda per proiettare qualche informazione quando ho poco spazio davanti quando ho a disposizione poco spazio per appoggiare il PC, fino ad arrivare appunto alla modalità tablet. Un possibile upgrade invece del modello 300E è la versione più completa 500E, che include già il pennino all'interno della confezione con un alloggiamento dedicato, e lo schermo touch è uno schermo con Gorilla Glass, quindi una maggiore resistenza rispetto allo schermo standard che montiamo, il pannello standard che montiamo nel modello 300E. Ultimo notebook non ThinkPad della nostra gamma Chromebook è il 14E Chromebook, che è un clamshell, un notebook tradizionale da 14 pollici, con ancora tutte le caratteristiche che ho elencato nei modelli precedenti, quindi tastiera con tasti antistrappo, porte rinforzate. Lo schermo di questo 14 pollici può anche essere touch, senza però il supporto al pennino. In questo caso è un pannello multitouch che si può controllare con le dita. Ultimo modello invece della gamma che vado a proporvi è il ThinkPad C13 Yoga Chromebook. È un prodotto molto particolare perché, a differenza dei modelli precedenti, che possono montare processori con performance adeguate in ambito Chromebook, nella fascia Celeron o il corrispettivo di AMD, in questo dispositivo possiamo arrivare a montare anche processori molto più performanti, Ryzen 7 fino a Ryzen 7, e permette quindi di utilizzare questo dispositivo sia in ambito education che in ambito enterprise, oppure può anche essere il giusto prodotto per sempre l'ambito education, ma per utenti di età superiore, per esempio appunto nelle scuole superiori o all'università, dove si ha bisogno di una macchina più performante per eseguire anche operazioni
operazioni appunto più impegnative. Il pannello di questo prodotto è un 13 pollici con che può arrivare ad avere una risoluzione di 4K con tecnologia OLED, e anche qui abbiamo 400 nit di luminosità per garantire la migliore esperienza in qualunque condizione di utilizzo. E con questo concludo l'aspetto della gamma dei nostri Chromebook. Passando invece alla parte degli accessori, Lenovo offre un'ampia gamma di accessori che vanno ad ampliare le funzionalità dei nostri Chromebook. Abbiamo dispositivi di input, tastiere mouse, dispositivi multimediali, cuffie, webcam, microfoni. Abbiamo chiaramente anche le cover, poi faccio vedere nella prossima slide alcuni dettagli in più. E un aspetto importante dei nostri dispositivi è che partecipano anche loro al programma Works with Chromebook, che è una certificazione da parte di Google che appunto certifica che questi dispositivi garantiscono la migliore esperienza di utilizzo in ambito Chromebook. Alcuni dei nostri accessori sono certificati Works with Chromebook e l'elenco di accessori certificati è in continua espansione. Vi parlavo delle cover, un aspetto importante delle nostre custodie per i nostri Chromebook è quello che sono delle custodie su misura, quindi si adattano perfettamente a tutte le porte e le funzionalità dei nostri dispositivi e permettono di utilizzare i nostri device in tutte le varie modalità di utilizzo, per cui si adattano anche per esempio nei convertibili all'utilizzo quando lo schermo viene piegato all'indietro. Un aspetto interessante delle nostre cover è che la plastica che le protegge è trasparente e permette quindi di gestire le etichette dei cespiti senza aver bisogno quindi di dover togliere la cover per andare a leggere appunto questa etichetta. E come vedete da questa slide abbiamo appunto per ogni prodotto, per ogni nostro Chromebook, una possibile soluzione di cover. Ultimo argomento della mia presentazione riguarda i servizi, come avevo anticipato nell'agenda. Tutti i prodotti di cui vi ho parlato nascono con un anno di assistenza pick up and return. È possibile estendere questa garanzia fino a 4 anni di assistenza e anche con un supporto VIP, quelli che sono i nostri Premium Care e Premier Support. Sono due servizi diversi in base alla famiglia di prodotto a cui si rivolgono, per cui per i nostri Chromebook 100E, 300E, 500E, 10E e 14E possiamo proporre Premium Care, mentre per il nostro ThinkPad Chromebook C13 Yoga possiamo offrire Premier Support. Sono molto simili i due servizi e sostanzialmente danno accesso ad un call center dedicato a cui rispondono tecnici di secondo livello che sono già in grado quindi di prendere in carico la richiesta e potenzialmente anche risolverla telefonicamente alla prima chiamata. Questi due servizi danno accesso ad una coda prioritaria di assistenza, nel caso di Premier Support abbiamo anche la priorità sulle parti di ricambio proprio, che permettono quindi di gestire molto più velocemente gli interventi. Inoltre le nostre persone sono anche qualificate e autorizzate a dare supporto su problematiche software, non soltanto per quanto riguarda la parte dell'hardware. Quindi Premium Care e Premier Support sono il nostro punto di riferimento principale per supportare voi, per supportare Campus Store nella gestione del vostro installato di computer, sgravarvi quindi da quella che è la quotidianità delle problematiche del parco installato e consentirvi di quindi investire più tempo nello sviluppo delle vostre risorse tecnologiche. Io con questo ho concluso, vi ringrazio ancora Lise Campus Store per l'opportunità e passo la parola a Marco Berardinelli. Grazie Stefano, vediamo se Marco è arrivato. Proviamo a vedere, bello della... Nel frattempo ti farei una domanda, Stefano, se posso. Allora, siccome ne abbiamo in un po' di incontri dell'ultimo periodo che abbiamo svolto per docenti, più di qualcuno ha citato questi test militari che vengono fatti sui dispositivi. Allora, visto che molti si lamentano dopo un anno di comodati d'uso un po' dei dispositivi e di come tornano, buongiorno Marco, nel frattempo ci spieghi un po' in cosa consistono questi test?
Sostanzialmente la certificazione militare è uno standard che viene utilizzato nell'industria informatica e non soltanto per certificare appunto la resistenza dei dispositivi a determinate condizioni. Per esempio, anche i nostri PC professionali vengono testati per sopportare sbalzi di temperatura elevati, la resistenza al lavoro in ambiente polveroso, piuttosto che livelli di umidità particolari. E sembrano questi alcuni scenari difficili da ricostruire, diciamo, nella vita quotidiana. In realtà, se io semplicemente dovessi lasciare il mio Chromebook nel bagagliaio della macchina, nella borsa, sotto il sole d'estate, l'interno della macchina raggiunge una temperatura molto elevata e non è scontato che il mio dispositivo sia in grado di resistere a questo tipo di sollecitazioni. Allo stesso modo, se utilizzo un Chromebook all'interno di un laboratorio dove, per esempio, ci possono essere delle polveri, è normale che il computer poi all'interno si riempia appunto di questi materiali, e allo stesso tempo è invece più indicato avere un prodotto che sia resistente anche in queste condizioni. Approfitto, siccome mi hai chiesto di Certo. parlarne, approfitto per dire che i nostri computer professionali sono i prodotti che superano il maggior numero di test di questo standard, che appunto è una cosa che ci rende particolarmente orgogliosi. E ti ringrazio. Quindi dici, se resiste al deserto, alle polveri dei militari, figuriamoci se non resiste Esatto, a un succo versato per caso. È un po' di esattamente, solito il esattamente, esattamente, benissimo. anche sì. Ok. Scusate, scusami, ci sono dei Sì. rumori qui intorno, non so se si sentono nel microfono, stanno battendo, per quello che a volte mi fermavo perché No, no, le cuffie fanno il loro dovere, grazie giusto con mille. riduzione del rumore, certo, giusto. Sì. E allora ti chiedo un'altra cosa, visto che sei sempre, ci hai parlato bene di questi dispositivi, di quelli che ci hai indicato, quindi soffermandoci su questi, c'è una differenza nel loro utilizzo, in un istituto comprensivo piuttosto che una scuola secondaria, e a cosa prestare attenzione quando si sceglie un dispositivo a seconda del livello della scuola? Ma noi tendiamo a segmentare i prodotti di cui vi ho parlato, soprattutto i 100E, 300E, 500E, 14E e il Chromebook Tablet 10E, e sono prodotti che noi proponiamo per quello che è l'ambito appunto della scuola dell'obbligo normalmente. Tendiamo a vedere più indicato lo schermo più grande, il 14 pollici, salendo con l'età, diciamo, oppure per l'utilizzo del docente che, per esempio, ha bisogno di controllare appunto la classe, e ha bisogno quindi magari di uno schermo più grande per avere maggiore comodità in questo utilizzo. Per gli utenti invece che hanno bisogno di maggiori prestazioni a livello proprio di potenza di calcolo della macchina, allora è necessario spostarci per esempio sul ThinkPad C13 Yoga Chrome. Tutti gli altri prodotti hanno una potenza di calcolo che è più che adeguata per quello che è l'ambiente di Google in cloud, e sono prodotti che però non si prestano ad un utilizzo intensivo in termini di carico di lavoro per la grafica o questo tipo di applicazioni. Non so se questo risponde alla tua domanda o se hai qualche. Diciamo Direi di che sì, direi di sì. salendo con Perfetto, lo schermo si sale con l'età, questa è l'indicazione. è una bella indicazione, grazie, perché io immagino anche salendo con l'età, uno ad esempio, non so, noi andiamo nel Makerspace, quindi ad utilizzare magari anche programmi in CAD, eccetera, quindi effettivamente uno schermo più grande è anche più performante per attività un pochino più laboratoriali spinte, diciamo, quasi che parlano Esatto. un po' col mondo del lavoro, no? Sì, esatto. Ok. Co corretto. Invito ad approfondire, per esempio, questo ThinkPad Grazie C13 Yoga. Grazie a te. mille. Grazie, io quando ho un esperto chiedo sempre, faccio sempre una domanda Fai in più. bene. Grazie Stefano. Nel Grazie. frattempo, Marco dovrebbe essere in collegamento con noi telefonico, credo. Chiedo se mi dà un Sentite? segno che così. Sì, perfettamente, Marco. Buongiorno. Eccoci, ciao, buongiorno a tutti. Grazie, ciao, ciao, buongiorno. Buongiorno. Allora, se mi date un secondo.
recupero la presentazione di Marco e così. Sì. Dove sei oggi, Marco? A Milano, a Roma? Perché Google è ovunque, come sapete, però Marco è comunque, resta una persona. Sì, oggi sono stato in ufficio, la mattina a Milano, e poi dopo sono dovuto andare fuori Milano da un cliente, sono ritornato in questo momento a casa, quindi insomma sono ancora a Milano. Purtroppo sono al telefono proprio per tutti questi giri, quindi non riesco, sono Perfetto. in poi in mobilità. Comunque, le slide le ho inviate, io magari ti do Adesso l'indicazione di le che vedono. slide. Grazie Ok. mille, vado a condividerle. Grazie Stefano, se resti con noi fino alla fine, Stefano, così se ci sono delle domande che sovvengono, magari te le faccio. Se ti vengono dei dubbi, Grazie volentieri sono qua. Grazie. mille. Grazie. Ciao Stefano, a proposito, saluto anche te. Naturalmente ringrazio Campus Store, Lisa, per ormai questa partnership che va avanti da tantissimi anni, e naturalmente gli amici di qua, Stefano e Gianluca di Lenovo. E quindi, insomma, è un piacere essere qua con voi oggi pomeriggio. Vado avanti, vado velocemente a condividere quello che sono i due obiettivi della presentazione. Il primo obiettivo è La quello vediamo. di darvi un po' quello che per noi di Google for Education è importante trasferire ai docenti, ovvero darvi una piattaforma semplice, sicura, immediata da utilizzare in aula e a casa, anche in questo periodo soprattutto, per fare didattica innovativa, e dall'altra parte darvi uno strumento che possa consentire ai vostri ragazzi di assimilare competenze, che è un tema fondamentale su cui io ormai da anni insisto molto. Vado velocemente alla slide 2, dove sostanzialmente si parla appunto di come voi docenti abbiate di fronte a voi dei ragazzi, degli studenti che andranno al lavoro tra X anni, e troveranno delle professioni che oggi non esistono. Questo è un tema molto ormai dibattuto. Quello che però viene dibattuto meno è come risolvere questa questione, quindi come non risolverla forse troppo, ma almeno indirizzarla. Ecco, indirizzarla vuol dire, a nostro avviso, e vado alla slide 3, andare a fare un lavoro insieme ai ragazzi, cercando nel corso degli anni di fargli assimilare quelle che sono, appunto, come dicevo, le competenze più richieste oggi dal mercato del lavoro, che sono saper comunicare, saper collaborare, saper prendere decisioni, saper risolvere problemi ed essere creativi. Ecco, queste sono le cinque, se voi vedete nella slide 4, sono che è una fotocopia della slide precedente, solo che quella di Google, che è di The Economist, quindi una fonte molto autorevole che ci viene a dire anche qua: problem solving, quindi saper risolvere problemi, teamwork, quindi collaborazione, comunicazione e creatività sono ancora tra i top 5 skills richiesti. Ora, secondo noi la scuola non può fare finta che questo non esista, no? Perché la scuola non è solamente, no, trasferimento di nozioni, ma è anche preparazione dei ragazzi o dei bambini, poi dei ragazzi al mondo del lavoro, ed è questo si avviene anche passando per queste competenze. Se io vado in slide 5, vedo come arrivo un po' al punto, cioè la tecnologia come fattore abilitante di questa assimilazione di competenze. Qua vedete una serie di gruppi di ragazzini di varie età, di varie razze, che utilizzano la tecnologia insieme, allo scopo di effettuare, di fare qualche cosa, no? Di fare, che ne so, una ricerca, piuttosto che un lavoro insieme, collaborativo, qualsiasi cosa voi come docenti abbiate deciso di voler dare loro. Questo è fondamentale perché non voglio passare, due concetti non voglio passare. Il primo concetto è che non è che si richiede ai docenti di fare il corso di comunicazione, si richiede di fare esattamente le cose che fate oggi, ma di avere lasciatemi dire, retrocranio, l'idea che i ragazzi debbano lavorare in team per collaborare, debbano sviluppare creatività, e per farlo la tecnologia è uno strumento, naturalmente non è l'unico strumento, ma è uno strumento che già avete, perché ormai la quasi totalità delle scuole Google Workspace, vado slide 6, for education, e
E sappiamo che dalla pandemia, la pandemia ha accelerato questo processo. Oggi sappiamo che, ripeto, tantissime scuole, non dico tutte, ma moltissime, la maggior parte sicuramente ha si è registrata a questi servizi gratuiti e oggi ha la possibilità, come vedete in questa slide, io ho cercato di andare a identificare la competenza rispetto al tool di Workspace for Education che la indirizza. Cosa vuol dire? Vuol dire che io oggi, per far abituare i ragazzi a collaborare, quindi a lavorare in team, posso usare Google Documenti, Google Fogli di Calcolo, Google Presentazioni, Drive, il cuore della Workspace for Education. E, per farli comunicare userò Meet, la mail, Gmail, eccetera, Classroom, il cuore della didattica innovativa per gestire la classe, e via discorrendo. No? Quindi vedete che qui questa slide riassume con un colpo d'occhio quello che dicevo prima. Non vedete il fare un'audio-videoconferenza fine a se stesso, per cui uno mi potrebbe dire sì, capirei, apro una Google Meet e la faccio. No, il tema qui è più ampio, è abituare i ragazzi a collaborare con degli strumenti che consentono di farlo. Ad esempio, un altro tema, un altro esempio è quando io i ragazzi, quando do a dei ragazzi un task, un compito, un classroom, o anche se non è un classroom, faccio un esempio più semplice ancora, li metto in gruppo di lavoro a lavorare su Google Documenti, quel Google Documenti io vedrò che si popolerà con i nomi e il cursore colorato di ogni singolo ragazzo e loro lavoreranno in tempo reale sul documento. Su quel documento specifico. Questo è un altro esempio che, se si vuole, è banale, ma che fa abituare i ragazzi a lavorare in un certo modo, che poi ritroveranno nel mondo del lavoro. Quindi questo è fondamentale. E utilizzare il giusto applicativo per fare la giusta cosa. Voglio dire che, altro esempio che faccio molto spesso, se una persona vi manda un'email chiedendovi un appuntamento, quello non è il modo migliore per farlo. Per mandare un appuntamento si manda uno schedule sul calendario, quindi un calendar, Google Calendar si usa, così mi rimane nella mia agenda, rimane sincronizzato con il mio telefono, eccetera eccetera. Ancora oggi io vedo tantissime persone che mandano gli appuntamenti nella mail, magari tra un mese mi dicono di essere in un tal posto, no? E quindi immaginatevi voi se io poi dopo un mese con altre x centinaia di mail sopra mi potrò ricordare quell'appuntamento. Altro esempio banale, se ho bisogno di una risposta in tempo reale o comunque in giornata, non uso la mail, ma userò una chat, no? Un instant messaging. Queste cose risultano banali, ma molto spesso, ripeto, io ricevo mail che mi vengono sollecitate la mattina seguente. Quindi non va bene, non è il giusto modo di collaborare, non è il giusto modo di comunicare. Quindi la tecnologia abilita, ma la tecnologia deve essere usata in maniera corretta. Oggi abbiamo la possibilità di avere tecnologie molto semplici, quindi ancora meglio. No? Passerei a slide 7, dove parliamo di Workspace for Education. Abbiamo lo scorso aprile cambiato, ribrandizzato tutto, nessuna paura, la G Suite for Education è Google Workspace for Education Fundamentals ed è la piattaforma gratuita che è gratuita e rimane gratuita allo stesso modo alle scuole. Poi molte scuole, in realtà più di 1000, hanno già acquistato alcuni di queste tre che vedete sotto, quindi Standard, Teaching and Learning o la Workspace for Education Plus. Aggiungono funzionalità, oggi non abbiamo il tempo di andare nel dettaglio, vi consiglio di andare sul nostro sito, è chiarissimo in italiano, trovate tutto, o Chiesa, Campus Store, come andare a quali sono poi le caratteristiche di ogni singola versione. Mi preme andare poi a slide direttamente 9, quindi salto la copertina e vado a parlarvi di Chromebook. Di Chromebook ha già parlato Stefano, io non ho sentito tutto l'intervento, quindi chiedo venia se ripeto qualcosa. Quello che a mio avviso è importante è che Chromebook è il dispositivo, scusate, per la scuola, nato per la scuola, ed è in tanti paesi, in mezzo mondo, come anche qua sono solito dire, il dispositivo più usato delle scuole. Stati Uniti ormai è arrivato addirittura all'80% di adozione da parte delle scuole, ma se vediamo in Europa, Giappone anche, ma se pensiamo anche all'Europa,
abbiamo tutti i paesi del nord Europa, compreso Belgio, Olanda e Spagna, che, dove il Chromebook è diventato il primo dispositivo più usato dalle scuole. Questo per quali motivi? Vado a slide 10, anzi vado a slide 11, scusate, perché la 10 è semplicemente una picture della diffusione dell'adozione che vi ho appena detto. Nella slide 11 vedete come mai il Chromebook è così importante nelle scuole, perché è economico, perché è semplice da utilizzare, perché è super veloce, in 3 secondi, qua dice 10 ma in realtà sono meno, normalmente 3-4 secondi è pronto per essere utilizzato, ha la batteria che dura tutta la giornata, ma soprattutto, ci tengo io a tenerle per ultime le cose a cui tengo di più, che sono la condivisibilità, ovvero il fatto che io con un Chromebook inserisco le credenziali di G Suite, pardon, di Google Workspace for Education e ho immediatamente il mio dispositivo con tutti i miei contenuti. Poi lo passo ad un collega o lo passo ad un altro studente e lui in 3 secondi ha il suo dispositivo. Questo con questa rapidità lo fate solo con Chromebook. E sappiamo che un altro secondo tema fondamentale è che sappiamo che nelle scuole non ci sono i responsabili, o meglio, in alcuni casi sì, in alcuni casi no, dipende dagli ordini e dai gradi, ma è difficile pensare che i docenti possano stare dietro a tutte le problematiche dei dispositivi. Il dispositivo non deve essere un problema, deve essere una cosa che mi consente, pronti via, di accedere ai contenuti, di accedere al web, eccetera. Se questa cosa non è possibile, perché quando lo accendo mi partono gli aggiornamenti, c'è un sistema operativo uno, l'altro un altro, quell'altro l'aggiornamento della suite di produttività, quell'altro l'aggiornamento dell'antivirus, quell'altro, e vado avanti per 10 minuti così, so bene che molto spesso i dispositivi che sono stati acquistati dalle scuole nel corso degli anni, non faccio nomi naturalmente, ma sappiamo bene che quei dispositivi entry level, quindi dispositivo di pochi economico, dopo che ci ho installato il sistema operativo, ci ho installato la suite di produttività, ci ho installato tutti i contenuti, ecco, quel dispositivo dopo un anno è già quasi inutilizzabile perché non ce la fa più, non ha più la stessa performance. Quindi Chromebook invece non installa nulla, lavoro con la mia bella workspace, lavoro con condividendo, non salvando i contenuti sul dispositivo, questo si faceva nel millennio passato. Oggi io ti giro un link al mio workspace, al mio drive, e tu non mi devi chiedere è l'ultima versione, non l'ultima versione, è l'unica versione che c'è di quel contenuto. Ok, quindi questo è importante perché ancora una volta facilitiamo la collaborazione tra le persone, tra gli individui. Non ho bisogno di salvare tutto sul dispositivo, il dispositivo non si appesantisce di contenuti e software e tra 8 anni, 10 anni avrà la stessa o molto simile performance di prima, dell'inizio. Quindi sono dispositivi che durano tantissimo nel tempo con stessa performance. E questo è fondamentale. Slide 12, vediamo le diverse esperienze di utilizzo dei dispositivi. Io mi soffermo su quella centrale, cioè la condivisione. La condivisione è, come dico sempre, è il plus del big Chromebook, perché si può fare in maniera molto rapida. Addirittura io vedo spesso nelle scuole gruppetti di lavoro che magari in una stessa classe ci sono 7 ragazzi, 8 ragazzi che usano i Chromebook, fanno qualcosa in 20 minuti, con un tempo preciso, predisposto dal docente naturalmente, dopodiché quei dispositivi vanno ad un altro gruppetto di lavoro. Quindi io con meno dispositivi posso gestire in maniera super funzionale più studenti. Questo è un altro problema, perché sappiamo che nessuno ha i fondi per comprare dispositivi per tutti, e quindi Chromebook con la sua condivisione permette invece di gestire più profili utenti in maniera super rapida. Infine, slide 13, vediamo come noi abbiamo su tutti i Chromebook di Campus Store, su tutti i Chromebook Lenovo, abbiamo la Chrome Education Upgrade, che è una licenza di Google, che costa veramente pochissimi euro ed è tipicamente già nel prezzo finale che vedete esposto da Campus Store, ed è un software Google proprietario che consente di fare quello che vedete qua, cioè aggiungere dei setting, modificare dei setting. Ad esempio, tutti i Chromebook accedono al Play Store, posso decidere che
i ragazzi non vadano su Play Store a scaricare le applicazioni, o posso decidere che ci siano solo determinate applicazioni fruibili e altre no, come posso gestire le policy di sicurezza, vincolare, questa è una cosa molto importante, posso bloccare tra virgolette i dispositivi e farli utilizzare solo nel dominio della scuola, e quindi prevenzione, sicurezza, cioè non ho accessi, non posso avere accessi da altri profili che non siano dominio della scuola. Questa è una cosa super utilizzata dentro le scuole, e questa Com Education Upgrade è la licenza che consente di farlo. Non vi dovete preoccupare tanto perché, ripeto, in tutti i Chromebook venduti, Lenovo venduti da Campus Store, questa licenza è già compresa. Quindi non vi dovete preoccupare. Una cosa qui tengo ancora particolarmente, prima di chiudere, è raccontarvi, tornando alle competenze, quello che succede spesso nel flusso di comunicazione degli utenti, no? Che non usano Chromebook o che non usano Workspace. Succede che appunto molto spesso c'è questo passaggio, questo ping pong di contenuti che nella scuola diventa un deleterio, perché pensate se un docente manda un file a 25 ragazzi e ognuno di questi 25 si crea una sua copia, una propria copia, lo rinomina, lo salva sul suo dispositivo, poi lo rimanda magari al docente un'altra volta, insomma andiamo avanti ad avere decine di versioni di file dove molto probabilmente dopo pochi giorni non capirò più nulla, no? di cosa è successo. Ecco, questo è il modo di lavorare, ripeto, un po' provocatoriamente, ma anche in maniera, no, abbastanza decisa, che si utilizzava nel millennio passato. Cioè, oggi io non posso concepire un ragazzo che arriva nel mercato del lavoro e lavori come si lavorava 20 anni fa, no? Quindi è importante, dal mio punto di vista, dal nostro punto di vista, abituare i ragazzi a lavorare nel modo più efficiente possibile. Oggi la tecnologia lo permette in maniera semplice, i Chromebook non devono essere per forza sempre connessi online, ma possono essere anche utilizzati offline, posso modificare tutto quello che voglio modificare, poi dopo, una volta che mi connetterò a una wifi qualunque, mi sincronizzerà tutto, e così via. Quindi abituiamo noi stessi e i ragazzi a lavorare come si lavora nel 2021. Ecco, anzi, già da qualche anno, a dire il vero. Ultima slide, 14, sono una slide di risorse dove io vi invito a frequentare il sito edu.google.it, che è il nostro sito in italiano di Google for Education. Poi ci sono alcuni gruppi Facebook molto conosciuti, molto frequentati, Jag Italia, gruppo docenti di Suite, anzi adesso il gruppo docenti Google Workspace, questo lo devo aggiornare, e Google Workspace for Education Italia, eccetera, dove trovate migliaia di docenti pronti a rispondervi alle vostre domande, per cui molto spesso io vedo docenti che magari giustamente si perdono a voler creare un sito attraverso Google Sites o non sanno dov'è nel menu di Google Documenti una determinata cosa. Ecco, si posta la domanda dentro questi gruppi e si ricevono veramente in tempo rapidissimo una serie di risposte. Ecco, quindi vi invito a frequentare le community. Ho terminato, lascerei la parola a Lisa e alle domande. Grazie mille Marco, sempre super, super entusiasmante davvero, ormai queste tue presentazioni sono sempre nuove per me e ne ho viste un po' di tue presentazioni ormai, quindi grazie davvero. Allora, io ti ringrazio perché hai sollevato una questione abbastanza... Allora, innanzitutto scusami, riaggancio alla questione gruppi, sì. Caldeggio anch'io questa cosa e ormai la mia presenza sui social è principalmente per i gruppi, perché sono davvero funzionali se uno vuole rimanere aggiornato, confrontarsi, ha un dubbio, spesso sono proprio il punto in cui trovare le risposte. Però ti chiedo una cosa in particolare, tu hai parlato, cioè, passato un bellissimo messaggio oggi, cioè dicendo che la tecnologia abilita ma deve essere utilizzata in modo corretto. Allora ti provoco anch'io, visto che hai fatto il provocatore oggi, e ti dico, spesso è solo una mia impressione o da quello che rilevate voi è così, ovvero i ragazzi hanno già un istinto verso l'uso corretto della tecnologia e spesso siamo noi in qualche modo a inculcargli dei passaggi inutilmente macchinosi? Una mia...
Allora, non lo vedo onestamente proprio così, perché i ragazzi sono molto veloci nel fare determinate cose. Si parla spesso di nativi digitali, ma ahimè il nativo digitale molto spesso è rarissimo. Vedo anche i miei figli ormai a usare videogaming, a usare magari dei software specifici, però non sempre è in grado di fare comunicazione, comunicare in maniera efficace o collaborare in maniera efficace. A volte sì, quello che tu dici in parte è vero, cioè siamo noi magari a volte a complicare la vita, però io credo che i ragazzi vadano comunque, non siano sempre quelli che sanno di più del docente. Io dico sempre questo, ci sono dei ragazzi che dentro la classe il docente deve utilizzare, uso questo brutto verbo, perché possono essere utili nel, no, aiutare a supportare il Nella docente in pratica. determinate cose. Ma nella metodologia, nel come andare a ricercare le informazioni sul web e in altre cose, invece il docente è sicuramente deve guidare lui. Sono d'accordo assolutamente sulla guida e io direi, come dicevi te, bravo, usiamo quelle che sono competenze quasi strumentali, istintive dei ragazzi nell'uso pratico, però è fondamentale nel momento in cui vado a usare le tecnologie continuare a essere l'adulto dentro la stanza, insomma, sono d'accordo assolutamente. Esatto. Un'altra domanda, Marco, visto che stiamo parlando di futuro, ti chiedo del futuro prossimo. Come ti immagini il rientro in classe a settembre, visto che questo forse è il momento in cui rifletterci, pensare? Sì, beh, al netto di tutte le varianti che sentiamo a È chiaro telegiornale, che non possiamo che avere la sfera di cristallo, ma. esatto, chiaramente io mi immagino un rientro a scuola. Come si dice, come ai vecchi tempi, no? Cioè una scuola in presenza. Una scuola in presenza che però a mio avviso è già cambiata, perché comunque in presenza ci siamo, penso elementare, primaria, l'ha fatta per quasi tutto l'anno. E ho già visto, perché avendo due figli nella primaria, che comunque non sono i miei figli, non è una statistica sufficiente, però vedendo quello che ho sentito dai docenti. Che comunque l'approccio è cambiato completamente, quindi la tecnologia verrà usata in classe e in casa in maniera più consapevole. Considerate che noi abbiamo avuto un'esplosione di richieste tale negli ultimi 12-14 mesi, tale per cui, come dicevo inizialmente, quasi tutte le scuole hanno Workspace for Education e questo non era prima, quindi sicuramente la scuola in presenza potrà utilizzare la tecnologia in maniera più importante. Io mi immagino una scuola a settembre che verrà dove diciamo la tecnologia non sarà più un problema, non sarà più una barriera perché è molto più conosciuta, è stata molto più utilizzata. Si è capito che non bisogna essere esperti di informatici per aprire una Meet o per condividere i documenti o per chiedere ai ragazzi di fare qualcosa in classroom. E quindi io sono molto ottimista perché secondo me questo sarà un anno scolastico al netto del virus e di tutto quello che è, sicuramente più innovativo e più efficiente. Grazie mille, sono d'accordo, non più tecnologia usata per fare l'ora di tecnologia, ma una tecnologia molto più pervasiva e potenziante, speriamo abilitante per tutti, come ci hai fatto vedere nelle tue belle foto. Grazie Marco, io ringrazio anche Stefano che se è con noi saluterei molto volentieri, immagino ci tenga a salutarvi. Nel frattempo vi ricordo, buongiorno Stefano. Vi ricordo che le slide che abbiamo utilizzato vi saranno inviate entro qualche giorno e che riceverete anche il certificato di partecipazione, quindi non temete se non lo ricevete subito perché vogliono sempre 2 o 3 giorni per gestire tutti gli iscritti, siete in tanti e vi ringrazio di questo. Ci potete sempre contattare a info@campustour.it, i riferimenti del sito ve li ho dati e come sempre alla fine della presentazione vi lascio anche un po' di gruppi utili come quelli che ha citato Marco direttamente col link, così vi potete collegare e scartabellare un po' quello che c'è online. Grazie a tutti per essere stati con noi, grazie Stefano, grazie Marco, è stato Grazie a voi. molto Grazie bello. a Buona voi. estate. Ciao a tutti. Ciao. Grazie.